Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Quindi cerchiamo di capire un pochino la situazione come va, perché ha parlato Aurelio De Laurentiis, ha parlato facendo un pochino il percorso dell'acquisto, tra virgolette, di Luciano Spalletti. Acquisto di Luciano Spalletti, che è passato per il depistaggio, con il depistaggio di Consensao e soprattutto con Massimiliano Allegri. E qui c'entra anche quella partita famosa Napoli-Verona con il gol di Faraoni, che praticamente condannò il Napoli alla non Champions League, alla non qualificazione. Quindi adesso uno si chiede: ma cosa sarebbe accaduto se il Napoli si fosse qualificato in Champions? Questo depistaggio era depistaggio, oppure Allegri che avrebbe rifiutato il Real Madrid, andava per 4 volte a Napoli a fare lezione di calcio? Poi già questa è una barzelletta. Soltanto questa frase è una barzelletta, perché andare a fare le lezioni di calcio di Allegri durano sì e no 4 secondi. Sì e no, durano 4 secondi. Tutti indietro, palla in the box avversario. Stop, chiuso. Questo è il calcio di Allegri. Non c'è bisogno di scendere 4 volte a Napoli. Quindi tutto questo amore viscerale che Allegri avrebbe per la Juventus, che ha rifiutato il Real Madrid, si trasforma poi alla fine in 4 viaggi a Napoli. Quindi i tifosi napoletani sono oggi come oggi, si guardano allo specchio e dicono: benvenuto, grazie, no, benvenuto, gli dicono: grazie faraoni, questo gli dicono questo: grazie faraoni, che hai scansato il pericolo Allegri. Che mi viene da ridere, porca puttana. Il grande Allegri che arriva del Real Madrid, ti faceva la spola: presidente, mi prenda, presidente, aspetta che gli spiego il calcio, mi prenda, presidente, mi prenda. Va bene. Comunque, questo è tanto per un pochino, per cercare un po' il diverbio che ci sta. PS sta tornando. PS sta tornando. Ma si c'è incazzati fino alla fine, forza Juve.